A me non parlate di queste formule campo largo, campo largo. Per il Movimento 5 Stelle esiste solo il campo giusto. Campo giusto significa che valutiamo le proposte, se ci sono le condizioni possiamo anche condividere una battaglia con altre forze politiche, che ci assicurino però in termini di serietà di impegno, anche di protagonisti ovviamente, di interpreti che propongono per realizzare queste battaglie, la massima affidabilità. A Foggia queste condizioni si sono verificate, realizzate, le nostre battaglie, i nostri obiettivi politici sono stati ben apprezzati da un'ampia coalizione, quindi abbiamo un campo giusto, non campo largo. Il movimento è per allargare il campo, noi siamo molto ambiziosi, non per consegnare il campo a una coalizione, un mero cartello elettorale. Quindi adesso sì, PD e Movimento 5 Stelle vanno bene, ci sono linee di condivisione? Ci sono sempre state, nel senso che noi quando andiamo alle comunali facciamo una valutazione, ripeto, che è solo sulla qualità amministrativa, succede in altre città che siamo andati col centrodestra per questa ragione. Per quello che concerne il piano nazionale, no. Le differenze sono molte, eppure ci sono delle tracce di lavoro che facciamo insieme. Salario minimo, spero la sanità, e su questo stiamo lavorando bene insieme, come lavoriamo con il governo sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio e su altre cose. Credo che l'importante è sempre rimanere ancorati a cosa fa la politica, cosa è la proposta che fa, qual è la cosa, il candidato. Se non si fa questo, la gente si disamora perché si parla solo di destra, sinistra e coalizione. Parliamo del lato positivo, poi il campo largo lo vedremo il giorno dopo del voto e speriamo che sia larghissimo. Il dato positivo è che Foggia può diventare un esperimento, io dico sia contagioso perché di solito il bene lo è, che i tanti rivoli del centro hanno fatto prevalere le ragioni partendo dalla base dello stare insieme, in vero dei più legittimi motivi che ci possono essere per andare separati. Di solito le ragioni dello stare insieme quando prevalgono si va a due cifre e si aiuta a vincere coloro che campo largo da soli non vincerebbero mai.